ragazzi, e bentornati alla Pesca Live, l'appuntamento che ogni lunedì sera vi fa compagnia con il meglio della pesca sportiva italiana. Siamo qua insieme a tutti gli ospiti, sta sempre di più diventando un vero e proprio bar della pesca sportiva. Vuoi far parte anche tu del dietro le quinte e quindi partecipare facendo il bischero come noi? Bene, partecipa alle live e un giorno o l'altro potrai essere invitato a far parte del gruppo esclusivo. Serve pagare? No, basta essere assidui e presenti e potresti essere dei nostri. Detto questo, vi ricordo anche che potete trovare tutti i nostri appuntamenti della Peripesca Live sul nostro canale ufficiale YouTube, che è questo, Peripesca Live, ma anche sulle maggiori piattaforme di podcast, perché il buon Beppe si fa un culo a campanaccio e si dà da fare, oltre a mettere gli audio sparsi nella nostra, nel nostro StreamYard, fa anche questa cosa di gestire l'audio del, e anche tutte le stories, mi raccomando, tutte le stories che vedete le fa il buon Beppe e poi noi le rubiamo e le riutilizziamo. Detto questo, l'argomento di stasera lo vedrete fra poco, ma il nostro buon tecnico Emanuele Donati è già pronto con la sigla. Buonasera Matteo Ciclopescatore. Allora, il buon Beppe, questa sera io aspetta Beppe, c'ho una cosa. Emanuele, se volessero le persone contattarci o mandarci qualche messaggio, possono scrivere al 271 73836 su WhatsApp, mandarci un audio oppure chiamare, si fa sto test, oppure potete scriverci su Telegram. Ascolta, ma oltre a un logopedista, anche un oculista, ma come 271? Ma è è passato qui sotto, il più 39. Ma sei babbo, 392. Ma non è più 39, è il prefisso 392. Allora, 392-71-73836. Effettivamente non c'ho gli occhiali comunque. No, un sono due punti di vista che ti mancano, sono due rotelle dentro e te lo dico io, bimbo. Oh signore, buonasera ai sei partecipanti che sono adesso qua con noi. Buon Danny, questa sera sei pronto e carico con un argomento che ci tangerà un pochino di più noi e un po' meno il buon Donati GPT, cioè operativo. Attenzione che c'è un santo. È arrivato uno così, quando gli pare a lui arriva. L'audio funziona? Chiama il tecnico, prepara 5 euro al tuo figliolo che deve far partire l'audio, vai! Ma mi sa che non la sanno sta storia in live, La storia dei 5 euro, perché l'altra volta... Allora guarda, vorrei raccontarla io in poche parole, ma lascio che tu lo faccia a tema. No, aspetta una vita. No, niente, vai. Che tutte le volte che si collega Pietro è divertente perché ci sono quei 5 minuti in cui bisogna far partire l'audio e il suo tecnico... No. Il suo tecnico è come il tecnico di ogni persona, il proprio figlio. E è vera questa cosa, non ti preoccupare, che chi ha un figlio è il proprio tecnico informatico. E nulla, e ci ha pagato bisogna... 5 euro, nulla, una esatto, sega. C'è da pagarlo 5 euro tutte le volte, ma quando giustamente direi. Quando ti sentiremo Pietro ti faremo, sentiamo, intanto te prova a risolvere. Allora Beppe, l'argomento sera. No amici, non ce la faccio. Chi è? C'è Fruscio. Un attimo, aspetta. Aspetta. No? Non è lui. Non ci credo. È Danny. Io di nuovo. Settimana scorsa era cacciavite. Ma oggi siamo sul mare. Fruscio. No, aspetta, abbasso il microfono ancora un pochettino. Vai, ora ci siamo. Ah, anche chi è che riceve messaggi? Io veramente, cioè, vi devo sequestrare i cellulari come... A me a scuola me lo sequestravano. Durante l'ora di mattina. Guarda la professionalità, una front light, una back light, una 45 light.
Allora, avevo alzato un pochettino il microfono, non vorrei che sia per colpa di quello. No, ora sei a posto. Ora sei a allora, buonasera, Giuseppe, carissimo. Buonasera, Simone Poli. Si inizia bene. La grande... Che fine ha fatto? Pietro? Ah, eccolo. Oh, ciao, tecnico. 5 euro, Pietro. Guarda, 5 carte. Non si vede, ma si vede, lo vedi come. No, non è così contento di ricevere 5 euro. Io striderei, però. Ascolta, 4 live a settimana fa 20 euro garantite. Noi sì, infatti faccio 4 al mese. No, ma no, scusate, dico, te devi calcolare anche durante le riunioni anche durante le riunioni di M8 serve il tecnico, quindi sono 5 euro. Vabbè, sono 10 euro a settimana almeno. Poi, diciamo che può arrivare a 30 euro tranquillamente. Allora, quindi no, non ti sentiamo, Pietro. Ragazzi, cominciamo però, dai che sono già passati un tratto di Pietro, te tanto parla ogni tanto, quando ti senti. Adesso è andato via anche lui. Si è rotto e ha il mio logo. Ma ci sono, adesso ci sono. Perché è un casino, eh. Fa il fenomeno e poi è il primo che casca. va sì, via proprio. Salute Beppe. Ma anche te, ma fai una bottiglia di Montenegro a settimana? No, un bicchierino. Ma è la bottiglia quella di settimana scorsa o l'hai rabboccata? Settimana scorsa, okay. Ok, è lì Nico semplicemente perché sei girato verso tutti, se no sembra che guardi il muro. Comunque le mie cinque persone possiamo provare a vedere come viene. Ma guarda che figo. Ma vai a cagare, no? Allora io l'ho già visto la carta così, però era tipo su War Games, giochi di guerra. Allora c'è da cominciare la live. Dove, qual era? Pensa a quel che avete fatto così. Quel povero Cristo che sta ascoltando il podcast, ma ve ne rendete conto? Sono già droppato. Ma ci può anche guardare, lui ci sta guardando che stiamo coglionando, mica ci sta solo ascoltando. Perché, se ci sta guardando ed è in macchina, allora se è in macchina e ci sta guardando. La fate finita guardi. Fra tutti, cazzo! L'argomento, Beppe! No, non ti sentiamo, Pietro! Vai, Beppe! L'argomento! E che cos'è? Allora, l'argomento della serata, continuiamo con le esche. L'altra volta abbiamo cominciato con le esche naturali, come mantenerle. Poi abbiamo fatto parlare il Donati per un'ora, non si è capito un cazzo, con le esche di plastica. Questa sera decidiamo, oppure per esperienza, è andato proprio via Pietro, l'abbiamo proprio cacciato, che tanto ci viva un cazzo. Le esche... come cazzo è? Esche buone o esche di merda per la pesca al colpo. Io non è che ho capito molto bene, devo dire la verità, l'argomento. Cioè, abbiamo un po' tirata la cazzo. L'hai deciso tu, quindi in realtà dovresti alla Boris un po' alla cazzo dei metacane. Alla cazzo dei cane. Il trono del mondo. Abbiamo smarmellato. No, ma io per esempio pensavo fosse le pasture invece, quindi... Allora, cercherò di chiarire l'argomento per questi fanciulli presenti. Quando si parla di... Attenzione. Hello! Finalmente! Sì, ma quando... potete far così, io ho staccato adesso. Non potete far così. E gli chiedo un tasto! Un tasto! Sparisci! Un tasto! Ma non glielo dire! Sono soldi per te, non glielo dire! È un investimento per il futuro! Io buono! Pietro Junior, allora... Dicevamo, l'argomento di stasera principalmente è il parlare di quanto possano essere valide certe esche in libera e a pago. Esempio, partiamo subito con un argomento, no? Le boils, quindi stasera è un argomento che prenderà un po' meno Pietro ed Emanuele, un pochino di più Barbax, Barra Danny e buon Beppe e me. In libera molte persone si ostinano ad utilizzare le boils in ambienti dove non sono mai utilizzate. E d'altro canto ci sono persone che utilizzano l'esca naturale, come può essere il lombrico, in zone lacustri di pesca a pago con un carpodromo, dove quell'esca non rende quanto possa rendere un pellettato, che è sempre l'alimento che gli dà il laghettaro ai propri pesci durante tutti i giorni con i vari pescatori. La domanda che vi faccio io, quali sono le esche che utilizzate, quali sono quelle che avete utilizzato, perché io credo che Emanuele non abbia mai pescato in vita sua una carpa senza le gomme, senza gli artificiali, un supà che freserebbe l'anima del mondo. Non è vero.
insomma. Oh, quindi la buon vecchia polenta. Oh, vedi, la buon vecchia polenta, per esempio. Io parto, per esempio, da Danny e gli domando, appunto, quali sono le esche che usi te e quali consideri buone esche e quali consideri esche di merda da utilizzare. Io dico, ho detto pesca al colpo, perché pesca bolognese, pesca all'inglese, carp fishing, feeder, insomma, tutte quelle pesche che non siano lo spinning e quindi utilizzano esche di tipo naturale o seminaturale. Perché poi comunque l'esca artificiale esiste anche nella pesca al colpo, nel feeder e nel carp fishing tantissimo si usa roba di plastica, di gomma o gomme osmotiche per diciamo imitare determinati alimenti. Vai Danny, a te. Beh, innanzitutto buonasera a tutti. Niente, secondo me le esche ad esempio che uso io come esche naturali, io uso tanto il, ovviamente, il classico bigattino. Poi ovviamente c'è da fare una differenza, cioè inverno, primavera, estate, lì che poi alla fine vai a praticare un po' il barbell fishing, quelle esche dure, diciamo così. Boh, niente, secondo me il punto è quando utilizzare un certo tipo di esca e quando utilizzare un altro tipo di esca, l'esca dura, tra esche naturali e esche dure. Per quanto riguarda la brutta notizia di Nico, che secondo me, se lui aveva questa mezza intenzione di non volere più usare le esche naturali, io non so in inverno quanto uno possa usare le esche dure. Mi spiego meglio, cioè, da che mondo è mondo, d'inverno il bigattino, l'esca naturale, ma anche il verme ad esempio dalle mie parti va tanto, quelli d'inverno li usi. Cioè, poi non so se uno a dicembre o a novembre con esche dure riesca a fare chissà quali pesci. Secondo me, io lo rimosso, non se ne mi è accorto. Ah, ecco, non si è accorto Donati. Allora, da quel punto di vista lì, per esempio, una cosa che a me è capitata tanto quest'anno. Sono stato chiaro? Sì, sì. A me la cosa che mi è capitata, per esempio, Beppe, quest'inverno tanto, Danny, è stato il ritrovarmi con le carpe che non mi mangiavano sul bigattino, ma le l'ho fatte praticamente tutte, quasi o quasi tutte, sul mais. Perché, il lago? In lago, sì, là in fiume meno sicuramente, ma tipo lago di Massachusetts. Ah, io questo discorso l'ho improntato sul fiume, attenzione, sulle libere. Okay. Però ti dico, è successo spesso anche a me e a Michael, quando facevamo il cerchio alto, di ritrovarci in giornate invernali dove il bigattino non veniva minimamente cagato e facevamo i cavedani con i finali del 25, perché andavamo alle carpe, cavedani col mais. Cioè, secondo te, Beppe, te che sei negoziante e hai tanti anni di esperienza, mi smuto. Allora, io sono, scusami, dell'idea... Beppe, intanto buonasera a Stefano Donati, buonasera a Giuseppe Giuliani, che quest'oggi sì, ha fatto un sacco di barbe e deve andare a fanculo, perché io era a camminare, a faticare, a sudare, e lui era a fare barbe in fiume sul Sesia. Ho mandato la carpa di babbo, visto che avevi citato prima. Mi mandava tra le altre cose Beppe le foto con tutti i barbi che faceva, mentre io ieri ho appottato. Insomma, Beppe, allora, io sono dell'idea che la prima esca è naturale. Se non si ha il tempo o la possibilità della conservazione, puoi optare tranquillamente su, diciamo, la prima in assoluto il mais, cioè quella che devi sempre avere la scatola di mais, secondo me sempre lì, e poi puoi cercare un po' di intrugli strani, fare delle prove, e una volta che conosci lo spot puoi sicuramente fare pesci anche senza le esche naturali. Però io non mi sentirei di consigliare a nessuno di uscire mai di casa per andare a fare almeno ciprinidi, ma mi sento di dire anche salmonidi, senza avere almeno un'esca naturale. Poi, una volta che avete imparato, una volta che avete capito il posto, che avete la malizia, potete anche attrezzarvi con altro.
le boilers per dire, più che altro quando conosci il posto, no Peppe, intendi tu, sì, quando sì, sai sì. Cosa assolutamente per dire la leggenda delle boilers, no? Ah, lì mangiano solo con le boilers, oppure ah, voglio provare con le boilers, però nessuno dice mai o comunque fa una premessa prima che il pesce non è abituato a mangiare le boilers, cioè in natura il pesce non mangia le boilers. Tanto cosa è vero succede? Si pattura preventivamente. Bravissimo, quindi se volete fare una pescata a boilers va benissimo, l'unica cosa che dovete fare è preventivamente, anche 10 giorni prima, andare una volta ogni 2 giorni / 3 giorni e fare una bella pasturata nella zona dove andrete a pescare, nello spot e dove vorrete lanciare, perché non è che potete lanciare a cazzo di qua e poi pescare di là. Dovete abituare i pesci a trovare in quella zona quell'alimento che per loro non è naturale, lo trovano, lo assaggiano, gli piace e lo mangiano. Seconda cosa, qual è il gusto che preferiscono? Anche lì è un'incognita, quindi potete provare a pasturare in un modo, potete provare a pasturare in un altro modo, può essere funzionale, può essere che funziona, come può essere che non funziona. È chiaro che se andate in un posto con e pescate a feeder, ad esempio, con mezzo chilo, un chilo di bigattini, un po' di pastura, sicuramente se il pesce è in zona qualcosa lo fate. Se andate lì trulli con un sacchettino di boilers e lanciate 4 palline, una la innescate e pensate di fare i pesci in un posto dove non sono abituati con le boilers, non ne fai uno. Oh, meno male che ogni tanto sento di qualcosa di intelligente, perché vedi qual è il fatto, purtroppo troppo spesso, ragazzi, a me capita che allora, io ho coniato fra molte virgolette questa tecnica che è l'expedition fishing, cioè te vai in un posto dove non ci sei mai stato te e il 99,9% non ci va nessuno a pescare in quel posto lì, perché ci vuole 20 minuti a piedi, 25 minuti, anche quasi un'ora delle volte per arrivare a un posto. Arrivi lì, il pesce non ha mai visto le boils e mi sento di, ma è provato a fare selezione con la boils del 20, ma faccio sì seleziono con la bocca un cazzo così metto la boils del 20, scusa, quella è la selezione che faccio. Cioè io porto sempre, mi dicono, ma perché peschi sempre col mais e col bigattino? Perché il mais e il bigattino sono le due esche naturali più comuni e più facilmente ritrovabili in natura. Cioè, ma il bigattino dove lo trova il pesce? E le mosche c'è da tutte le parti, ragazzi, c'è poco da fare. Poi il verme di terra, anche volendo, soprattutto in posti magari poco frequentati, il verme di terra può essere interessante, però nel senso portarsi le boils, come dice Beppe, ma anche la pastura, Beppe, attenzione, perché anche portarsi della pastura in un posto dove non viene mai utilizzata, sì, ci fu però, un esempio è vero. Sì? Però la pastura lavora subito. Sì, sì, quindi sì, si scioglie, crea nuvola, crea curiosità, crea odore, crea attrazione. Quindi in realtà è vero che non sono abituati, però lì la cosa peggiore che puoi fare o che ti può capitare magari è di sbagliare colore e di fare troppo contrasto sul fondo e il pesce viene spaventato da una zona che non è abituato a vedere. Però nel 90% dei casi la pastura bene o male ha un colore che si adatta quasi perfettamente al fondo, almeno che proprio non peschi in posti proprio particolari, però nel giro di poco comunque lavora, ti aiuta. La marijuana! Ed è un di più. Tu la usi in più, non è che esci di casa solo con la pastura, ma la usi in più. Però Beppe, perdonami se ti interrompo, ho salvato quest'inverno delle pescate, dicembre, freddo, sotto zero, usando comunque anche la pastura, cambiando e mettendo bigattino incollato esclusivamente. E basta. Allora, io credo ci siano tanti esempi di realtà diverse, per esempio il cerchio. Non posso dire l'azienda, Beppe, c'è stata un'azienda che ha detto: noi saremo i primi a far funzionare il pellet nel cerchio, ci facciamo il video, ma siccome siamo furbi noi ci andiamo per 20 giorni a svrangare quantità industriali, è un'azienda famosa inglese, a svrangare quantità industriali di pellet, poi ci andiamo
ci peschiamo e facciamo vedere che il nostro pellet pesca anche in cerchio. Fanno sti 20 giorni di mega pastura e c'ho delle fonti certe per questo, perché è il buon Michael Cucciani che lui ci ha visto. Vabbè, ma dai, buono, forse lo sai anche di chi sono. Hanno pasturato, quando ci sono andati lì ci hanno pescato, hanno preso un pesce, due pesci, fatto vuole, si è messa accanto a loro un vecchietto col baino, non ha più preso un cazzo. Ha preso tutto il vecchietto col baino. Cioè, ragazzi, è inutile forzare la situazione più d'un tot. Quelle sono le esche. Poi, se certe aziende a livello di marketing cercano di venderti la bolsa universale, che la puoi utilizzare da tutte le parti, o quando mi sento di ma le carpe mangiano anche la plastica. È vero che grufolano anche la plastica, ma attenzione, la carpa non è stupida. Aspira e sputa e a volte, diciamo, o è in grande bisogno alimentare, e allora a quel punto è vorace e mangia qualsiasi cosa, altrimenti anche la carpa diventa molto selettiva. E se guardate sul web, su YouTube, trovate molti footage di carpe, di come sono selettive con l'esca. Dall'altra parte è vero che il fiume con una corrente maggiore dà al pesce minor tempo per valutare l'esca, perché comunque ricordatevi sempre che una carpa, un barbo o una trota, un qualsiasi pesce che è in corrente, non è come un pesce in un lago che è fermo e può valutare tranquillamente un'esca. Si trova a combattere la corrente, a consumare energie, e come ben sapete in natura bisogna consumare meno energia possibile. Quindi il tempo di valutazione dell'esca è più basso. Secondo me, ecco, il bigattino incollato, che succede anche qua con lo sticky maggot feeder di Preston, che poi ha fatto una versione anche Colmich, si fa la pallina che si va a sciogliere direttamente sull'esca. Quindi in quel caso lì, secondo me, salvi la pescata, Danny, perché comunque il pesce vorace gli dice in un colpo solo guarda quanti ne mangio, e rimane fregato poi da quello che è anche l'amo all'interno della pallina. Quello è. Ora però avevo anche una domanda, perché sembrava che il buon Emanuele e il buon Pietro sarebbero stati esonerati da questa serata, ma c'è una domanda anche per loro. Si sta diffondendo, quindi, fra esche buone e esche di merda, questa pratica nello spinning, che è quella di utilizzare le testine piombate con il verme di terra e non più con la gomma. E mi sono sentito dire da sedicenti spinneristi: ma questo è spinning. Ora, al di là che hanno o la mamma o la cugina o comunque un parente entro il terzo grado puttana, perché quella non è pesca a spinning, quella, ragazzi, è pesca al tocco, perché te vai a pescare con la testina piombata, con il filo, scusatemi, con un verme di terra che è un'esca viva. Intanto che riflettete alla risposta, saluterei il buon Stefano Donati. Buonasera. Con bucce di mela della Val di Non fanno impazzire le carpe. Beh, dicono che effettivamente i vermi di terra prendono il sapore di ciò che mangiano. Sembra una cazzata, ma magari i suoi, e c'hanno il miele. Simone Poli ci chiede, intanto per spezzare un attimo, secondo voi la miglior conservazione del bigattino per un viaggio di 10 giorni? Quantità 20 kg, 20 kg è tanti. Io ti posso dire la conservazione per un viaggio in Austria di 9 giorni, e scusate se prendo la parola, ma l'ho fatto per il Gargantini. Praticamente borsa frigo, gli levi tutta l'aria possibile e immaginabile, fai il viaggio, arrivi alla tappa 1, li apri, li fai respirare, li rimetti sotto vuoto, li tieni a temperatura bassissima, come se tu li tenessi, attenzione Beppe, dopo ti do la parola, dico io come ho fatto io, poi li rimetti sotto vuoto e li aprivo ogni 2-3 giorni per farli respirare, per dargli un pochino d'aria e per farli rimuovere un po', e poi li richiudevo. Così mi sono durati 9 giorni tranquilli. Vai Beppe, dici un po' la tua e poi diamo parola a Emanuele. E a te. Allora Simone, guarda, se vai sul mio canale c'è il video completo con tutto quello che devi fare, e ci fai esattamente... Ma lo può fare anche in viaggio? Esatto, no, ma te basta che te li prepari, tu ti prepari, allora se li metti sotto vuoto, io il consiglio che ti do è mettili a mano, non usare la macchinetta perché li schiaccia e te li spappola. Bigattini li pulisci, belli puliti, togli di segatura, togli di tutto quello che c'è, e ti fai sacchettini della quantità che pensi che utilizzi, ok? Dopodiché li trasporti già in una borsa frigo, ti fai i tuoi sacchettini, non li aprire, lasciali chiusi, e non tanto che li svegli, li riaddormenti, li svegli, no, mettili sotto vuoto, fai i sacchettini, tienili sempre al fresco e apri solo quelli che ti servono. Tieni
presente che 20 giorni non gli manca mai. No, perché loro sono rimangono immobili e allora 20 giorni sono 3 settimane con questo metodo qua ti si l'ultimo sacchetto ti si svegliano più o meno intorno tra il dipende quanto sono freschi i bigattini tra il 50 e il 60%, quindi te ne rimane una parte sicuramente che si sveglia bene e sono quelli che inneschi, gli altri li usi da pastura, però tieni presente che ci devi fare 20 giorni, se dopo 20 giorni qualcuno non si sveglia proprio comunque lo utilizzi da pastura e è inutile che li apri, non serve a niente, anche perché li fai prendere caldo ed è peggio, poi li rimetti al freddo, tu tienili chiusi e al freddo sempre e aprili solo quando ti servono, chiaramente aprili sempre un po' prima, cioè non pensare che apri il sacchetto li porti a pescare e alle fanno festa, no, aprili anche 10-12 ore prima. Ok, sul tema della pesca spinning falsa, Pietro,